Ciao ragazze, dopo tanto tempo sono ritornata e questa volta in questo video voglio farvi vedere la mia postazione make-up e la mia piccola collezione che mi sono diciamo accumulata nel corso degli anni, niente, per poter condividere con voi i prodotti che ho acquistato in questo periodo e magari avere anche da parte vostra dei consigli su prodotti da acquistare o meno. Quindi partiamo subito e vi faccio vedere per prima cosa la mia postazione make-up. Bene ragazzi, allora questa è la mia postazione make-up, faccio vedere da lontano. Praticamente abbiamo questa piccola toilette composta dal tavolincino col cassetto, il panchettino e lo specchio, mentre accanto ho questa cassettiera comprata da IKEA con, vabbè, la televisione sopra, perché tutto l'insieme si trova nella nostra camera da letto. Vi faccio vedere più da vicino. Sulla toilette troviamo, sulla destra ho la mia Beauty Blender, sporchissima tra l'altro, non so se vedete, ma è sporchissima. La mia Beauty Blender, ho una lanternina, un bicchierino con una candela della Yankee Candle, molto buona. Poi ho una crema corpo di questa marca, Giardino dei Sensi, Tiare, esotico, molto buona. Della stessa profumazione, della stessa linea, ho anche il profumo. Dov'è? Profumo. Poi ho l'acqua termale della Avène, con cui mi ci trovo bene e che io utilizzo principalmente prima del trucco oppure anche dopo, comunque per rinfrescarmi. Oddio, la messa a fuoco, eccola. Poi ho un profumo preso in farmacia, molto buono, e un souvenir, una boccettina di acqua santa, per tutte le evenienze. Sulla parte invece destra della toilette ho una cornice al momento vuota, ci dovrò mettere una foto, un bello specchio grande. Ciao. E niente, il panchettino e il cassetto che al momento ha dentro dei fogli e comunque non lo utilizzo come contenitore per il make-up. Passiamo alla cassettiera. La cassettiera invece è questa dell'IKEA. Mi sembra sia la linea Brimness. E mi pare anche di averla pagata un'ottantina d'euro e mi pare che forse, però non so se è già finita la promozione, c'era scontata sempre all'IKEA. Allora, primo cassetto, non ho niente riguardo al beauty. Poi, nel secondo cassetto, apriamolo, troviamo questo scompartimento che io ho comprato sempre all'IKEA nella sezione dell'organizzazione dei cassetti delle cucine, quindi sono, vedete, saranno due, sono due vassoietti. Nella parte di qua ho messo tutte le cose riguardanti gli occhi, perciò matitone ombretto, gel fissante per le sopracciglia, matite occhi, eyeliner, base per pigmento della Essence. Poi ho alcune matitine labbra, tra cui questa della Eva Garden, ne ho un paio, questa, varie matitine d'un set, scusate, matite più importanti, più belle sinceramente, è questa della Pupa, la Multiplay, colore 57, che è questo bellissimo colore verde petrolio, un altro paio di matitine, poi ho l'ombretto in stick della Kiko, quello long lasting, il colore 04, un marrone col brillantino, molto bello. Poi nello scompartimento accanto ho terre, blush, illuminanti,
tra le più utilizzate e quelle che preferisco maggiormente c'è la Too Faced Chocolate Soleil nel colore medio. Poi ho il Triss della Make Up Revolution che avete forse visto in un altro video, dove c'è bronzer illuminante blush, un blush della Essence, quello il blush up che va dal grigio, sì, dal rosa all'arancio nel colore Heat Wave. Poi ho duo blush dell'Astra, ho il set per il contouring della Kiko nel colore 01, tra l'altro mi pare che sia un po' troppo chiaro per i miei gusti, e, sì, composto da bronzer illuminante, una stella della NYC, un duo della Wycon, sempre di Terra e Blush, il blush in crema della Make Up Revolution nel colore Peach Cream, molto carino, non so se si vede. Vediamo un po'. È questo, praticamente questo color pesca, quasi aranciato, molto carino, perfetto per l'estate. Non so se si vede male. Si vede male, comunque è un colore aranciato, non è un rosa, questa mi si è rotta, grandioso. Mettiamo a posto. Nello scompartimento sotto, non so se ce la faccio, sì, ce la faccio. Nello scompartimento sotto invece abbiamo la sezione occhi, perciò un paio di palettine della Make Up Revolution. Questa è la Redemption Iconic Palette 2 e mi pare c'è anche la Redemption Palette Essential Day Tonight. Poi varie trussettine della Deborah, Ultris della sì, un trio della Deborah nel colore dovrebbe essere 5, sì, nel colore 5 con il color melanzana, il color talpa shimmer e un rosina chiaro shimmer. Una pallettina della DHM, i due famosi paint pot di MAC, Vintage Selection e Indian Wood, altri ombrettini in crema della Essence che ormai saranno andati, un ombretto dell'Astra, un pigmentino, la colla per ciglia finte e varie altre tools della Pupa. Spostiamoci nel cassetto di sotto. Nel cassetto di sotto troviamo base viso, comprese di fondotinta, correttori, cipria, rossetti e i pennelli. Allora, perché ho deciso di tenere i pennelli qui? Perché praticamente dove li tenevo prima ho notato che si impolveravano molto e diciamo, rendeva anche difficile la pulizia o comunque l'uso frequente, quindi dovevo sempre stare prima a spolverarli, poi utilizzarli e dopo pulirli. Comunque, quindi ho deciso di tenere i pennelli nel cassetto, divisi comunque la parte viso qua giù, la parte viso da quella occhi. Poi spostandoci di qua ho i base viso, quindi fondotinta. Questo è un fondotinta della Kiko, il Medium Foundation. Ho una BB cream della L'Oreal, fondotinta in polvere della Elf. Ho un altro di Sephora, fondotinta Tint Infusion di Sephora, quello liquido. Poi ho il fondotinta in polvere, varie BB cream, una BB cream della Sobio, poi correttore della LA Girl, amatissimo, correttore della Kiko è un po' meno, è il mio famoso correttore per le occhiaie della Caraja che è waterproof, è veramente buono. Altri correttori vari, una palettina di correttori Elf, un correttore Essence, eccetera. Qui invece abbiamo un po' di cose random. Ho la cipria matte, quella traslucida, traslucida,
insomma trasparente della Essence, la All About Matte, che utilizzo per il contorno occhi. Ho un'altra cipria, questo fondotinta della Deborah, della linea idratante, non so perché qui. Poi ho il mio prelaciglia, una crema della Nivea che non utilizzo quasi mai e un ombretto in stick della Essence che anche questo non utilizzo quasi mai. Poi spostandoci di qua, invece ho praticamente la zona rossetti dove ho un po', a parte le ciglia finte, che quelle sono della Essence, il ciuffetto, e devo dire che l'ho utilizzate poche volte, però mi sono piaciute molto. Qui abbiamo un paio di rossetti, due rossetti liquidi, se trovo quell'altro, della LA Girl, della linea Glazed. Questo è un color malva chiaro e poi ho un color rosa fucsia, molto carino. Un paio di matitoni della Wycon, dei pulpi matte, questo è il colore più scuro e il fucsia estivo, molto bello. Poi il mio famoso e amatissimo Rosisin di Dior, questo rosso bellissimo, veramente molto bello. Poi abbiamo vari rossetti Kiko, vari rossetti sì, Essence, uno rossetto Elf, un matitone gloss HM, un altro Essence della linea Long Lasting, il colore Coral Calling, molto carino. Un altro rossetto Kiko, un altro matitone Wycon, un rossetto Make Up Revolution fucsia per l'estate perché lo adoro. E la linea, la zona rossetti finisce qui. Poi in questo spazzettino ristretto ho due gloss Essence. Due gloss Essence, uno fucsia e uno Dior. Un gloss Deborah. Il rossetto liquido della Kiko. Vari mascara, fra cui il Pupa Vamp, uno della Kiko. Questo della Rinia Rouge di farmacia, credo. Poi qui ho un rossetto sempre liquido dell'Astra. Un rosso e qua altri tre mascara, un altro Kiko, questo qui Ibiza è un marrone, sembrerebbe che abbia le fibre sintetiche, preso dato in un omaggio su con un ordine Machillana, e questo è un NYX, credo, no, un Wycon, preso diversi anni fa, che non mi ha fatto impazzire. E niente, qua giù invece, qua giù in questa zona ho vari campioncini, fra cui un paio di creme o BB cream, un'altra BB cream. Qua ho una maschera della Sephora, la Rose Mask, ho già provato la Honey, molto buona. Poi ho il l'abrasivo di Lush, che non mi esce, e un Kabuki della Kiko. Nell'ultimo cassetto invece ho le cose random, notate la mia pantofola rosa pois nelle cose random, il rasoio del ragazzo, alcune foto, shopper delle foto, una piastra, ho delle creme, le creme estive, quelle le solari, le foto, queste confezioni comprate da Ikea e poi qui ho l'argilla bianca per fare le maschere, l'argilla di, si chiama Kaolin, la Kaolin bianca per le pelli secche e poi l'olio di mandorle. E niente ragazzi, questa era la mia collezione e spero vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Anzi, se avete qualche consiglio per, diciamo, non dico aumentare la mia collezione perché sennò mi uccidono, però se c'è qualche prodotto che voi pensate veramente che sia,
valida da provare, vi chiedo di farmelo sapere così guardo di provarlo perché mi piace comunque sempre arricchire e trovare prodotti nuovi per la mia collezione. Ovviamente le prodotti costosi, comunque i marchi un po' più alti, tendo ad avere prodotti limitati e che comunque utilizzo spesso, così che posso veramente utilizzare bene i soldi che ho speso per quel determinato prodotto. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!